È partita a mezzogiorno di giovedì 25 marzo l'iniziativa 24 ore per Bresso, accompagnata dall'appello L'astensione non è una soluzione, che ha tra i suoi primi firmatari Oliviero Alotto, presidente di Terra del Fuoco, l'ex sindaco di Torino Diego Novelli, Giorgio Airaudo, segretario generale della Fion Piemonte, e l'avvocato Giancarlo Zancan, già senatore del gruppo Verde Ulivo. Perché ti astieni? Perché sei arrabbiato? Perché ti astieni? Perché sei disgustato? Perché ti astieni? Perché i partiti tutti mi hanno provocato un senso di nausea, eccetera, eccetera. Benissimo, questo è un dato oggettivo, chi più, chi meno, però qual è la prospettiva? Cioè, con la tua astensione, cosa determini? Sicuramente favorisci una delle due parti. E qual è la parte che sicuramente è più favorita? A mio avviso la parte peggiore, perché l'idea di avere un personaggio come Cotta, ma non tanto lui, la sua persona, che vuoi, ma cosa rappresenta Cotta? Cosa rappresenta la Lega? Cioè, rappresenta il peggio dell'essere umano. Ecco, possiamo dire che questo rappresenta prima di tutto una sfida culturale che politica. Direi, senza usare le parole, una sfida di civiltà. Perché dico che rappresenta il peggio del genere umano? Ma non è una forzatura, non è un'iperbole. E quando uno mette al centro della sua ragion d'essere l'egoismo, l'individualismo, e di conseguenza il razzismo, la xenofobia, allora io voglio dire, non mi spaventa tanto la destra, ecco, non vorrei così épater le bourgeois come dicono i francesi, non mi spaventa tanto la destra quanto mi spaventa la Lega. Ecco, una ragione per uno che ha delle perplessità più che legittime di dire fai attenzione a quello che fai, perché dopo non sei più in tempo. Mia nonna diceva chi è colpa del suo mal pianga se stesso.